ci siamo, pronti, via! Siamo vicino a Ferragosto, e qualsiasi persona più o meno normale dice a Ferragosto ci si riposa, non si fa niente, si fa festa, si sta un po' in autostrada, perché chi è che si fa mancare un po' di autostrada a Ferragosto? A Ferragosto ogni scherzo vale. Sai che non sono sicuro? Che No, con quelli che ci terranno compagnia questo glielo devo chiedere. Quindi, comunque è una bella musica che hai messo su, nuova, bella, veramente. Ti piace? Ah, guarda. Sì, mi piace, sì. Ho perso questi giorni perché dico, voglio fare qualcosa di nuovo. Mai sentita. Proprio. Solo 115 volte l'hai sentito, non mi sembra così abusato come pezzo. La banda mi sta dando alla testa. La banda non inteso come capitale, vorrei inteso come sigaro. Ecco, perché oggi giustamente il nostro integerrimo, e non è un'offesa, integerrimo è un complimento, anzi volevo sottolinearti, no? E oggi si prende qualche momento di libertà in quel di Riccione, perché oggi sei nel tuo mare, non è proprio tuo, cioè lo lasci usare anche agli altri talvolta. Sì, incomodato d'uso, l'ho dato incomodato d'uso a qualche milione di persone. Bravo. Incomodato d'uso però. Perché tu sei generoso, sono molto generoso. Però oggi tu dall'alto della tua terrazza domini il mare di Riccione, te lo godi come fanno i grandi personaggi. Esatto, qua sono 113, 114, 115, 116, 117, vedo tutti i bagni di dell'alba, li vedo tutti. Sai che ti fa male davvero? Io prova un bicchiere d'acqua adesso, prima di iniziare davvero con questa bellissima nuova puntata di Race Off, anche se siamo veramente a un tiro di schioppo, perché stiamo registrando che il 13 agosto 2022 sono le ore 16:33, noi siamo trasparenti come l'acqua di Riccione o l'acqua che è Rimini, proprio trasparente. Non è molto trasparente, comunque... chiamiamo bei nostri ma tu i cazzi tuoi riesci a farteli ogni tanto? mai. Va bene. Io non posso. Chiamiamo i nostri ospiti che sono più interessanti di te, di me, di tutti quanti noi, ecco. La cosa che ci accomuna oggi, lo diciamo prima di presentare ufficialmente i due ospiti che oggi ci terranno compagnia, perché oggi proprio vogliamo sbocciare, vicino a Ferragosto, due ospiti e basta. Volevo dire che oggi siamo accomunati tutti e tre da una cosa che non è comune, nel senso che tu sei a Riccione e normalmente invece sei in bicicletta a Malacappa, alla Bolognina, al Boschetto. Al Trebbo. Io normalmente sono o in giro in macchina in autostrada o a Bologna a registrare nel nostro studio. E invece i nostri due ospiti sono uno in scuderia, spesso l'altra adesso anche, prima un po' meno, ma ce lo dirà dopo, non voglio proprio anticiparvi tutto, però non sono normalmente al mare, dove invece si trovano oggi. Sentite il rumore di fondo che è quello del mare, no? È il tipico rumore del mare. Come fa il mare? Tipico rumore di uno che sta affogando. Esattamente. Non escludo che possa essere vero, ma adesso andiamo subito a verificare, perché oggi, ladies and gentlemen, sono con noi in questo ennesimo capolavoro di Race Off niente popò di meno che Ludovica Zuffa, a cui tributiamo il primo applauso. Benvenuta Ludovica. E voi state dicendo, lo so, scusami Ludovica, la maggior parte sta dicendo, e chi cazzo è? Ma adesso, se avete pazienza, ve lo diciamo. Come? Cioè, non sanno chi è? Beh, no, se non sanno chi è, possono chiudere qua. Dobbiamo essere tolleranti. Noi vogliamo bene a tutti i nostri ascoltatori, anche a quelli che non sanno. In compagnia di Ludovica Zuffa, che vi spiegherò anche il perché si parte. Ovviamente, prima per una questione di galanteria, perché io sono galante esattamente come il mio socio. Come il mio socio, nulla di più di meno che il mio socio. Sì, ecco. E c'è chi dice che la galanteria è morta. Sì, Dio, noi siamo vecchi, Ma lui è vecchio, io no.
Io sono 2000 anni. Cioè, Vabbè, io comunque non sapevo che era morta. Tu sì, appunto, no, ti dispiace no, un no, po'? No, assolutamente sì. In un periodo di festa no. È sempre un problema. Vabbè, niente, faccio le condoglianze alla galanteria. E sì. Comunque è presente con Ludovica Zuffa, che ho già presentato, anche un altro personaggio, noto chitarrista. Signore e signori, ladies and gentlemen, Luca Lovera. Buongiorno. Ciao a tutti, ciao ragazzi. E anche qua, tutto bene? Sì, sì. Anche qua la maggior parte e anche qua una buona parte si chiederà chi cazzo è. Beh, insomma, allora proprio possiamo chiudere, eh? Allora proprio siamo i soliti ignoti. Sì. Allora Moreno ci spiegherà chi sono. Oddio, chi sono? Beh, allora Luca Lovera è un driver che ormai penso che è appassionato di ippica, lo conosca tutti. Sì. E la Ludovica è una nuova appassionata che si è appassionata, che poi ci racconta lei, beh, perché lo fai dire a me? Fallo bene a dire a loro. No, perché ecco. Volevo vedere che cosa ti inventavi, perché io non ti ho detto un tubo. Cosa mi inventavo? Mi inventavo è che è una nuova appassionata. E sei stato bravo, io sono ammirato. Io sono ammirato. Che, siccome qua stiamo perdendo adepti, si dice, si può dire adepti per telefono? Sì, fino alle 19, sì, dopo no. Ah, ecco, va bene. Ne acquistiamo qualcuno, ne stiamo acquistando. Esatto. Questi giovani che stanno arrivando verso l'ippica, ecco. E poi adesso aspettiamo che lei ci racconti un po' tutto, che loro ci raccontino un po' tutto. Allora, perché loro ci dicono. Cioè, assolutamente. Allora, io parto da un punto chiave. Allora, c'è una puntata delle Perle di Race Off che abbiamo registrato l'anno scorso. Per quelli poco attenti, voglio così definirli, che non l'hanno apprezzata, l'invito è andare sul canale YouTube TV Trotto oppure sulle pagine di Race Off e andare a vedere la Perla di Race Off numero 36, l'episodio 36, in cui c'era questa intervista in cui sono presenti, così visivamente potrete incontrare Luca Lovera e Ludovica Zuffa, vederli, rendervi conto di cotanta roba di se vuoi dire tanta bellezza, per metà hai ragione, la mia parte pure stare. Esattamente. Oh! Luca, mi hai rubato le parole di bocca. E ecco, l'episodio si chiama I cavalli inciampano col punto di domanda. Allora, perché noi ripartiamo è da lì, è un dettaglio importante. Ecco, allora io voglio chiedere, scusatemi, dopo la parola è solo per voi. Moreno, i cavalli inciampano? Certo che inciampano anche loro. Io sì. Inciampo un po'. Grazie. Di più ultimamente, poi, però inciampano anche loro, inciampano. Benissimo, ecco. Ah, e la non Ludovica, hai mai visto tu un cavallo inciampare? Io mille volte. Quando c'ero sopra ginocchia. Io inciampavano solo, quindi sì, non, anche io. Ecco, anche quindi io. Non figurarsi. Sì, ho dovuto smettere di sedirci, quindi. Anzi, si buttava anche nel fosso. Io purtroppo non riuscì a inciampare uno ieri sera in una triste e c'ero seduto sopra, quindi non è stato un bel momento. No, ci credo, guarda, ci credo sinceramente, anche perché nelle triste non sono pochi i cavalli, quindi sai, sono momenti in cui capisco, guarda, proprio. Però il termine inciampare, che aveva correttamente, ovviamente, utilizzato Ludovica in questa sua prima intervista nel mondo ippico, forse la prima, immagino, E sì, lei, assolutamente. Ecco, aveva appunto detto che i cavalli ogni tanto inciampano, ed intendendo per inciampare quello che i meno eruditi chiamano magari rottura, cambiamento di andatura. Per lei era un inciampo, che in fondo è un inciampo, nulla di più di quello, no? È un momento di difficoltà nella camminata. Quindi ha dimostrato già da allora che lei aveva un passo in più. E infatti in questa perla, dopo smetto però di parlare di quella, Luca era il chitarrista del duo, no? Ludovica invece era quella che curava i cavalli. Perché? Per colpa di Luca, che poi invece è solamente un chitarrista, Ludovica si è ritrovata invischiata nel mondo dei cavalli. Per cui chiedo a Ludovica di confermare o smentire in maniera definitiva e ufficiale questa versione che gira appunto sul canale YouTube e che era stata depositata in questo video. Prego Ludovica.
Oh, smentire, come faccio a smentire questa cosa? Che alla fine è anche quasi quasi corretta adesso, un anno fa non era propriamente così nel tempo. Nel tempo ho sempre più tirata dentro, infatti esatto. Mi credo di essere commenti nella puntata di oggi, perché siamo arrivati alle 3 da Cesena, alle 5:20 ho tirata giù dal letto e abbiamo finito di lavorare a luna. Ecco, al sì. Primo richiamo della sveglia la mia risposta è: ma mi stai prendendo in giro? Ci siamo addormentati 5 minuti fa e adesso avete capito orrendo. Perché io dopo un mese ho smesso. Perché sei una persona saggia, invece noi siamo testardi. Sì, no, ma voi avete il fisico, io no, hai capito? Cioè io sì, al pensiero di alzarmi alle 5 del mattino, cioè al 5 del mattino ero abituato ad andare a letto, hai capito? Alzarmi è diventata una cosa che no, dopo un mese ho dovuto dargliela da su. Ecco, allora io invece sono curioso di una cosa. Luca Lovera, per quanto sia sicuramente un uomo bellissimo, affascinante, che proprio trasuda un magnetismo quasi... Che Ruffiano stai diventando bobacca di brutto. Guarda, mi ha fatto la perla su Ruffiano. Ampiamente, però. Mi sta sentendo un paio di violini di sottofondo. No, ma... il fatto che tu lo confermi, sono d'accordo, ma il fatto che lo dica lui mi dà un po' da pensare, capito? Ecco. Solo quello che mica No, vabbè, fammi vuol dire solo che il fascino del mio amoroso è assolutamente confermato, o forse vuol dire che sta aspettando la recensione del suo libro, quindi ecco. No, nessuno aveva detto che eravate fidanzati morosi. Io volevo arrivarci, no, perché finalmente ci siamo arrivati qua, perché sei stata bravissima, sei stata fantastica. Così si fa. Allora, io se mi permette lei. Non interrompo più, guarda. No, lei deve interrompermi perché la sua simpatia si basa solo sul fatto che lei mi interrompe. No, esatto, io volevo chiedere. Non capisco che, vai avanti con Lavana. Lei prosegue con Lavana a contare i bagnanti a cui chiederà l'affitto per il mare di Riccione. Prego. Io volevo chiedere a Ludovica, nonostante queste caratteristiche peculiari, no, del signor Luca Lovera. Che cos'è che l'ha portata a spingersi a entrare in maniera così importante in un mondo così faticoso come quello dell'ippica, che appunto chiede anche in estate di dormire magari 2 ore? È solo amore o c'è anche un calesse, rubando così un titolo di un film di Troisi? Ma l'amore c'è di sicuro, ma non solo per il mio amoroso, ma più che altro per i cavalli. I cavalli mi sono sempre piaciuti molto, mi hanno sempre affascinato tanto, però non ho mai potuto approcciarmici, non ho avuto mai possibilità per entrare un pochino a conoscere l'ambiente. Un poco più di un anno fa ho conosciuto Luca e mi si è aperto finalmente questo mondo e mi ci sono buttata a capofitto e ho continuato e non me ne sto affatto pentendo, anzi, nonostante la fatica o nonostante l'irascibilità che può nascere da 2 ore di sonno, certo. Ma con tanta gioia confermo che continuo ad affascinarmi, continuo a imparare molto volentieri tutto quello che fa parte di questo ambiente, dalla pulizia alla preparazione del cavallo allo svestire il cavallo dopo un'uscita di prova, come anche proprio la relazione con il cavallo in sé è qualcosa che mi piace veramente veramente tanto. Beh, è bello sentirtelo dire, anche perché la tua presenza qua è anche funzionale al fatto che noi da 116 puntate stiamo cercando di raccontare quanto può essere bello, se vissuto nella maniera opportuna, il mondo del cavallo in generale, che poi può essere trotto, galoppo, soprattutto come può essere bello per i giovani se glieli presenti nel modo in cui va presentato il cavallo.
Certo. Perché ricordiamo che Luca e Ludovico sono due ragazzi giovani, non sono vecchi come me, ecco, quindi sono due ragazzi giovani. Stavi dicendo, non mi interessa, cioè, vecchi? Rimbambiti. Ah, ok, interessante questo concetto. Ecco, dai, sì. Ecco, quindi cioè, questo è la prova in più che, se presentato in una certa maniera, il cavallo per i ragazzi è ancora un animale affascinante. E certo. Trainante, soprattutto trainante, e quindi mi fa piacere questa cosa, molto piacere. Ecco, però diciamo... Volevo farti una piccola correzione, perché sì, gli uomini non invecchiano, gli uomini maturano, quindi se tu sei maturato molto, semplicemente. No, io sono quasi marcio, sono cadetto da lame, vedete le pere che cadono, ecco, sono a quei livelli lì quasi. Comunque sono molto maturo. L'alternativa sì, a invecchiare è comunque molto peggio, quindi meglio sì, invecchiare. Sì, è vero. Il tuo pragmatismo già affiora, sì, il tuo pragmatismo, esatto. Luca già affiora. Molto maturo. Grazie, Luca, grazie, sei molto simpatico, guarda, sinceramente. Ecco, io però, per finire il discorso su Ludovico, poi dopo passiamo a Luca, perché anche lui ha delle responsabilità o dei meriti, dipende da che punto lo vogliamo vedere. E Ludovico però faceva altro, cioè prima di incontrare il principe azzurro Luca Lovera, appunto faceva e continua a fare anche, adesso hai arricchito il tuo mondo di un impegno ulteriore, per nulla banale. Ma tu, Ludovica, esattamente di che cosa ti occupavi e ti occupi? Io sono una maestra, sono una maestra di scuola dell'infanzia e primaria, sono abilitata all'insegnamento in entrambi gli ordini di scuola, attualmente sono una maestra di scuola dell'infanzia e sto continuando il mio percorso di studi per diventare una counselor maieutica. Come dice lei, scusi? Il bambù. È la stessa reazione che ho avuto io. È un 3 anni, è un 3 anni, counselor, 3 anni, da... Ormai quattro anni. Sì, ok, sì, ok. No, molto bene. E quindi lei adesso ha unito questa sua attività al fatto di fare, mi perdoni, la groom del qua presente Lovera. Può essere? Second trainer, si chiama second trainer. Second trainer, second trainer. È più bello, ecco. Sì, sono d'accordo con te. Grazie della correttezza. Prego. E mi sono stata promossa da poco ad artiere, vedi che a furia di frequentare la scuderia, fare pasticci in giro, però alla fine mi sono schillata e mi sono digievoluta in artiere, che all'inizio grande, comunque ero solamente il portaborse di Lovera qua di fianco, però pian piano. Vedi, l'applauso nasce spontaneo per questa digievoluzione della qua presente Ludovica anche ad artiere, quindi un mucchio di cose. Dalla scorsa settimana è una roba fresca, certo. Sono molto contenta. Quindi sei artiere, oltre che neo trentenne, questo lo possiamo dire perché abbiamo festeggiato, e del resto c'è anche il video disponibile che abbiamo messo, no? E tra l'altro, scusami, oltre a tutte queste cose qui, tu sei anche un'ottima pernacchista. Perché in questo video tu usi la pernacchia come condimento di una band che ha appunto festeggiato i compleanni di Luca Lovera, perché anche Luca ha compiuto gli anni pochi giorni or sono, se vuoi dire anche tu la data esatta, così ci auguri, andiamo. Auguri, auguri. Proprio pochi giorni fa, una roba fresca. Adesso il perché l'abbiamo festeggiato insieme lo spiego volentieri, perché io sto ancora cercando di capirlo. Ecco, ma okay. L'ho spiegato diverse volte in realtà. Allora, diciamolo, perché appunto che è proprio fresco fresco, Luca. Era di quando il tuo compleanno? Proprio qua dietro l'angolo. Direi che da ottobre a ferragosto il passo è da sempre breve, quindi mi sembra corretto festeggiare insieme il compleanno. Passato ferragosto è già Natale, quindi c'è, appunto, è un attimo. Comunque è stato festeggiato il compleanno di Ludovica, di Luca, comunque, a prescindere, di Gianvito D'Ambrosio, che salutiamo. No? Gianvito, grande. È stato veramente grande, sì. L'ho visto, è grande. Stonato come una capanna, comunque lo hai apprezzato la pernacchista, ecco. Come riusciva a dare quel momento di quella... Sì. Quindi, ecco, adesso andiamo un attimo a Luca, scusatemi, perché allora il merito, demerito, colpa, responsabilità, è quello che appunto è riuscito affascinare Ludovica e per le cose che fanno parte della normale vita di una persona, ma anche tanto da poterla portare nel nostro bellissimo mondo. Qual è stata la cosa più difficile nel conquistare Ludovica, Luca?
Guarda, intanto chiudo un attimo la parentesi su Gianvito, voglio solo citare una canzone di Elio Ristorettese che nell'introduzione loro dicono: non lo senti come suona male da Dio. Su Gianvito vorrebbe dire: non lo senti come canta male da Dio, perché nel suo essere suonato riesce a essere molto molto più pezzo. Grande spettacolo, è vero, grande è vero, spettacolo. È vero, è vero. E lo potete apprezzare, andate a vedere nelle Perle, assolutamente. Sì, diciamo che appunto uno dei chitarristi era lui, Luca Lovera, materia, che era confermato, no? Già riportato nelle Perle. Lui era un chitarrista che suonava esattamente. Senti, e, come è stato difficile conquistare lui. Intanto mi chiedo ancora adesso perché sia con me così ad occhio, però prendo il bene che viene e in qualche modo ne è convinta, per cui siamo tutti felici così. Già intanto, in modo partenza questa. Partiamo bene, insomma. Sono di quelle partenze che ti lasciano un po' perplesso che abbia andata buona, ma intanto si è andato in posizione, per cui bene così. No. Hai rubato un pochino, però hai fatto una bellissima partenza. No, questa cosa è molto interessante, Moreno. Hai rubato un po', Luca, cioè nel senso hai detto qualche cosa che era parzialmente vero per tentare la conquista. È che io sono partito proprio dal primo appuntamento raccontando subito tutti i miei lati negativi, perché la mia filosofia è proprio: se sopravvive a questo, da qua in avanti è tutto in discesa. È chiaro. Onestamente quello che ha conosciuto dopo, l'unica cosa, è un pochino il mio lato irascibile, vagamente. Ma la persona più calma e serafica che conosca Ha imparato a conoscere dopo quello, però quando ha conosciuto quello ormai era intrappolata, per cui se ne è fatta una ragione. Vedi che non sei stato sincero subito, però. Vabbè, ho capito, qualche carta bisogna tenersela per dopo. Assolutamente, non posso smentire niente. Puoi confermare? Ecco, e lui aveva dichiarato candidamente che magari che faceva l'allenatore di cavalli, che faceva come è entrato nell'argomento cavalli, nell'argomento cavalli prima che ci incontrassimo per la prima volta. Ci scrivevamo ancora, abbiamo avuto un periodo di 2 o 3 settimane in cui ci mandavamo solo messaggi, e raccontando un po' quello che facevamo di lavoro. Lui, dal momento che mi ha detto allena a destra cavalli da trotto, lì ho iniziato a fare io un sacco di domande, la prima delle quali, ce lo ricordiamo ancora con tanto affetto, è stata: ma i cavalli scorreggiano mentre corrono? Sì, certo, questo te lo posso garantire io. E se scorreggiano, ma te te la becchi, se scorreggiano, ma te te la becchi tutta, te la respiri? Ma... Certo, sì. No, era una domanda importante da fare, perché lo volevo capire. Era una cosa che dovevo capire fino in fondo. È stata letteralmente la prima domanda. Luca, ho paura a sapere cosa gli hai risposto, se sei stato pragmatico o se l'hai un po' indorata. Ho cercato di essere più diplomatico possibile, dicendo che comunque, essendo in velocità, lo facevano, ma te ne accorgi giusto, perché come quando vai sul motorino, insomma, quel che capita, ma è una roba che dura un secondo. Certo. No, ma dopo poi quando scendi ti lavi la faccia, quindi non succede niente. Certo. Ti capita anche di peggio per questo, certo. Ma siamo nell'argomento, insomma. È tutta roba naturale. Assolutamente. Tutta roba naturale, tutto biologico. Tutto un aerosol che fa bene. Assolutamente. Zolfo, c'è tanto zolfo. Una volta si facevano le inalazioni anche, quindi sì. È importante. Come dicevano Aldo Giovanni Giacomo quando si è fatto pipì sulle scarpe, tante ammoniache, ti ci fai anche gli shampoo. Allora, spero che la gente stia ascoltando questa puntata di Resolve quando ha voglia di farlo, magari lontano dal pasto, perché potrebbe essere vi lascio immaginare il mio fascino quando ho visto che una volta è tornato in scuderia che era tutto merdo. Gli ho chiesto: ma cosa hai fatto? Il cavallo mi ha fatto la cacca addosso mentre correva.
Dire che ha aiutato il fatto che in quell'episodio avevo comunque vinto, quindi mi era passato tutto in secondo piano. Io pensavo fosse sabbia. No, non era, non era sabbia. No, non è, no, volte no, è successo anche a me comunque. È successo anche a me, ma non mentre correvo, ma mentre portava fuori Zampino. Ecco, è successo sempre anche a me. Zampino, c'è sempre Zampino. La serie sembra talco, ma non è, invece sembra sabbia, ma non no, è. No, no, però non fa così poi schifo, ecco. C'è di peggio. No. Voi lo sapete che parlare di merda e scorreggia è una delle cose che alza più l'audience in televisione e radio, no? Quindi noi avremo un odio spaventoso in questo momento. Voglio dire, visto il successo dei reality show degli ultimi vent'anni, noi stiamo andando sull'argomento apposta, perché alla fine è stato l'argomento trainante. Siccome non possiamo parlare di sesso perché siamo ancora in faccia protetta, andiamo su questo. D'altra parte, quando mangi, di cosa fanno pubblicità? Fanno pubblicità di purganti, di quelle cose lì. Esatto, oppure delle piaghe intime, dei funghi. Quindi, quindi mi fate schifo, posso dirlo, mi fate veramente schifo. Ma tu sei con la pasta al forno, rimani con la forchetta per aria, sì, e esatto, te ne fai una ragione. Esatto, magari se dici che mangi la Nutella, anche dici, beh, insomma. Sì, esatto, sì, è proprio un bel momento, proprio un bel momento. Dai. Ma si può sapere per cosa ti stai schifando? No, questa cosa la vorrei capire. Si può sapere per cosa ti stai schifando? Tu pulisci la merda dei cavalli, ti schifi per quello che vedi in televisione? No, per le bombe. Anche se si parla di rettame quando si parla di cavalli, perché voglio dire. Che cacca è? Allora, vorrei solo specificare che venendo Ludovica da origine contadina è ancora meno schifignosa di me. Esattamente. Per ritornare al tema cavalli, scusatemi perché lo so che vi state divertendo un mucchio, però comunque almeno un quarto d'ora a parlare di cavalli devo, proprio ce l'ho da contratto morale, da contratto morale, no? E no, per tornare appunto al cavallo, volevo dire che a proposito della, collegando i due temi, io non sono diventato driver, forse per mia fortuna, ma per mio grande dispiacere, questo lo dico tranquillamente, perché da piccolo mio padre un giorno mi chiese: tu cosa vuoi fare da grande? Io che già allora andavo all'ippodromo e ci andavo per giocare con i miei amici, dicevo: papà, io voglio fare il guidatore dei cavalli. Mio padre mi disse: ti rifaccio questa domanda quando diventi più grande. Me lo ricordo ancora la sua risposta. Dopodiché mi portarono, credo, da uno psicologo, ma non sto scherzando, anche per altre mie situazioni. Dopodiché un giorno arrivò uno zio e che mi prese da parte seriamente e mi disse: ma cosa vuoi fare tu? Io ovviamente gli ribadii che volevo fare il guidatore dei cavalli. E lui mi raccontò appunto questa cosa di cui voi avete bellamente così anticipato. Fa: ma tu lo sai che quando vai a correre con un cavallo, quando il cavallo fa la cacca, te la fa tutta in faccia? Io dopo mi sono laureato in farmacia. Però sui cavalli ci sei salito lo stesso, quindi non è che abbia funzionato tantissimo, ecco. No, però diciamo in una prima parte aveva effettivamente ottenuto il risultato, quindi dove non era arrivato mio padre, dove non era arrivato lo psicologo, c'è bastato questo zio che mi ha accettato questa cosa, che invece la Ludovica ha vissuto in maniera assolutamente semplicistica e assolutamente brillante. Bene, torniamo appunto comunque al tema cavalli, perché è da lì che partiamo, e volevo chiedere a Luca un attimo se ci racconta la sua storia. Chiediamo a tutti i nostri ospiti come finiscono nel mondo dei cavalli. Tu ci nasci perché tuo padre era comunque già un ippico di lunga data, giusto? Assolutamente sì, più lunga data di quel che sia la storia ippica nel trotto, mettiamolo così. Sì, infatti tu mi anticipavi che tuo padre già prima di entrare nel trotto era comunque un uomo che aveva i cavalli a fianco di lui. Marino Lovera, tra l'altro, lo Marino citiamo Lovera, perché l'abbiamo citato, a cui tributiamo anche ovviamente un grande applauso. Allora, mio padre per varie vicissitudini familiari è nato in Italia, ma è poi finito a crescere in Brasile dal secondo anno di età, sì, fino a circa 8 anni. Mm-hmm. E quando ti dico in Brasile, ti dico in un villaggio sperduto vicino alla foresta amazzonica, quindi abbastanza lontano da quelle che erano le strade sterrate o asfaltate, che tra l'altro, certo, all'epoca non erano tante in Brasile. Sì. E il motivo per cui, vivendo vicino alla foresta e essendo circondati da principalmente ragni e serpenti come animaletti simpatici alla compagnia, tendevano a muoversi più a cavallo che a piedi per evitare questi incontri. Certo. Tant'è che noi abbiamo ancora in scuderia, accanto alla lavagna delle prove, una foto di mio padre a 2 anni su un cavallo
con cui ha cercato di scappare di casa, perché il racconto che fa più spesso è che mia nonna l'ha sgridato, lui è montato sul cavallo ed è scappato di casa per la foresta. Chi non lo farebbe? Chi non lo farebbe? Esatto, soprattutto per fortuna così, il cavallo conosceva la strada del ritorno. Perché altrimenti sarebbe stato problematico essere qui a fare questa intervista. Esatto, molto, molto complicato. Però io temevo che tu dicessi che in scuderia avevate tenuto alcuni serpenti di... No, non ho particolare simpatia per aracni o serpenti. Okay. Per cui chiaramente, tornato poi in Italia, mio padre ha cominciato a lavorare con mio nonno, che era tra le altre cose un elettricista tra i mille lavori che faceva. Sì. Però era anche appassionato di cavalli, come è stato portato la prima volta in un ippodromo, chiaramente... È stato difficile separarsene, tant'è che lui, quando aveva 12-13 anni, scavalcava l'ippodromo di Vinovo per intrufolarsi all'epoca in scuderia da Pedrazzani, e ha cominciato poi presto a lavorare a 14 anni, inizialmente col ruolo dei boxer in scuderia da Canavese, l'allevatore di Ferma. Sì. Poi, quando è diventato allievo, si è trasferito da Giuseppe Guzzinati, comunque ha fatto la carriera giovanile finché non si è messo in proprio. Ecco, e quando compare sulla scena Luca Lovera? Luca compare sulla scema qualche anno dopo, nel 91, sulla scema. Cioè, sulla scema, lo so che non, è, non, lo so che non è ti una, sei sbagliato. Sì. Nel 91, come ultimo figlio. Due sorelle? Due sorelle maggiori che hanno avuto l'intelligenza di laurearsi, una in ingegneria aerospaziale e una in informatica, e di star fuori dall'ambiente. Sì. Io non ho avuto questa intelligenza, ho fatto il liceo scientifico, e sono poi entrato nell'ambiente, anche se in realtà quando ero già in seconda liceo sono già stato indirizzato, non volutamente da mio padre, perché ho avuto la fortuna, e non è da tutti, nascendo figli guidatori, di non essere stato indirizzato fin da bambino, nel senso che ho avuto la libertà di scegliere cosa fare. Però mi piacevano già i cavalli, andavo già in scuderia quando ero nell'estate dei 15 anni. Mio padre purtroppo, a lungo termine vorrei dire anche per fortuna, ha avuto un incidente in corsa con Flash Gordon Griff, è stato agganciato da dietro, è stato sbalzato, si è rotto 7 costole, scapola, clavicola e si è perforato un polmone, per cui ha avuto qualche mese che non ha potuto andare a lavorare. E siccome all'epoca avevamo parecchi cavalli in scuderia, io essendo nel periodo di pausa del periodo scolastico ho cominciato ad andare in scuderia, veniva a prenderci quello che all'epoca era il nostro secondo di scuderia, si chiamava Enrico Rubiani, che adesso è andato in pensione, ma è stata una persona abbastanza importante della mia storia ippica, anche se ha collaborato con noi solo 4-5 anni, che veniva a prendermi alle 5 meno un quarto del mattino, mi portava in scuderia e lavoravamo tutto il giorno all'epoca, perché dovevano sopperire la mancanza di mio padre. Certo. Chiaramente finita quell'estate, ho finito il liceo per orgoglio, perché cominciando una cosa mi piace finirla, però poi appena finito il liceo, io ho fatto un liceo scientifico alla maturità, per portare chiaramente una cosa in tema sul liceo scientifico, ho portato il rapporto tra uomo e cavallo nella storia, e alla domanda della presidentessa di commissione, abbastanza ovvia, se avessi portato roba del genere perché volevo fare veterinario subito dopo, la mia risposta è stata: per favore promuovetemi, cacciatemi di qua che io da domattina vado a lavorare. E così guarda, scusami Luca, perdonami, la tua è una storia, se voglio, anche molto romantica, molto bella, no? E l'hai un po' rovinata, detta così, cioè, non rompetemi i coglioni, fatemi andare via che devo andare a lavorare, cioè, è vero Moreno? No, è indice della sua determinazione, anzi. No, beh, sai, siccome sono stato promosso con 62, il minimo era 60, la frase era più che recita, perché qualche dubbio c'era, insomma, portandoci la maturità. Certo. Ecco, però Ludovica è intervenuta e ha detto una cosa, che così conosciamo meglio il nostro Luca: grande determinazione, grande pragmatismo, questo lo aggiungo già io. Cosa vuoi aggiungere nel suo ruolo di allenatore, guidatore di cavalli di Luca, che hai scoperto stando con lui? Ma una grandissima, ho trovato un grande osservatore. Un profondo conoscitore della sensibilità e di come, anche solamente di gentilezza e compostezza di fronte a un cavallo, è la cosa che più mi è piaciuta. Più vedo, più osservo Luca lavorare, più scopro
dettagli, veramente anche piccolezze, che però non sono così scontate. Vabbè che prima di conoscere Luca non sapevo veramente niente, quindi per me è veramente ogni cosa una meraviglia. Però è davvero un piacere starla a guardare, perché tu dovresti, cioè veramente dovresti vederlo. È nel suo nel suo habitat naturale. Quando andiamo, se per esempio, a correre in un ippodromo qualunque, che possa essere Modena, Bologna, Cesena, io di solito guido per farlo riposare in macchina. Oh cazzo, non dice neanche una parola, cioè proprio la compagnia. Parlo col mio divano, faccio prima. E invece arriva in ippodromo, varca il cancello dell'ippodromo, si trasforma letteralmente. Vedi questo ragazzo, oh, tutto bello gioviale, che saluta tutti, scherza con tutti. Io, scusa, io finora, fino a poco fa, ti facevo solo da autista, chiami garzone la prossima volta. No, però lo dovresti veramente, dovresti vedere questo cambiamento comportamentale, perché è assolutamente lampante come il sole, e entra proprio nel suo habitat naturale, e vedi che alla fine non fatica, alla fine ha fatto la scelta che per lui è assolutamente la più significativa e la più coerente col suo animo. Molto bello, molto bello. Moreno, vuoi aggiungere qualcosa dall'alto del tuo... Ma niente, io ho poco da aggiungere, anche perché io con Luca personalmente non lo conosco, anzi non lo conosco, lo conosco però... L'hai mandato a fare in culo tantissime volte, no, in pista, smettila, no, di fare... Parlato, tanti anni fa lui non si ricorderà, o a Bologna o a Cesena, non mi ricordo, però ti dirò, non sapevo chi era, sinceramente. Ho parlato con questo ragazzino, perché è un ragazzino, e mi ha fatto una bellissima impressione. Dopo mi hanno detto è il figlio di Marino Lovera. Allora mi ricordo che adesso, perché mi è rimasto proprio questa cosa di questo ragazzino, dico, ma guarda che bravo ragazzino, veramente. Cioè, tu Luca non ti puoi ricordare, perché sono passati tanti anni, una volta solo. Io mi ricordo appunto di questa cosa qua, e mi hai fatto una gran bella impressione. E poi sai com'è il nostro ambiente, la gente parla, io ho sempre solo sentito parlare bene di te, poi dopo ho seguito chiaramente la tua carriera da allievo, la tua carriera da guidatore, perché, e ho sempre sentito solo parlare bene di te, quindi questa cosa mi fa molto piacere. Ascoltami, dal punto di vista tecnico, Moreno, se tu dovessi dare due o tre caratteristiche di Luca come guidatore, e magari se riesci a vederci qualche cosa nell'impostazione dei cavalli, tu da appassionato, mi sembra una guida molto fredda, perché sinceramente non l'ho mai visto agitato, non l'ho mai visto neanche, sai, si vede in corsa qualche volta che li vedi litigare, vedi, sempre una persona corretta, veramente una persona che sa quello che vuole. Per me, e poi ci vuole la fortuna di avere i cavalli, per diventare molto bravi ci vuole la fortuna di trovare anche il cavallo. Non l'ha ancora trovato, ma gli auguro di trovarlo molto presto, guarda, veramente, perché se lo merita. Beh, ci è andato vicino, perché tu hai avuto occasione di guidare, per esempio, tu hai già le Bujumbura che ti sta dando delle soddisfazioni ultimamente, e poi c'è, adesso perdonami Luca, ho un lapsus, quel cavallo con cui hai vinto a Milano, che tra l'altro è un tuo cavallo, diciamo, anche un po' del cuore, che ha fatto quella retta d'arrivo spaziale Dinamica White. Esatto, quindi voglio dire, te le stai togliendo già qualche soddisfazione. Però io mi ricordo alcune corse tue con Charlie Brown F, che adesso, diciamo, è andato in Svezia a fare ottime cose, e quello è un cavallo che, insomma, voglio dire, era una buona opportunità per incominciare. Tanto, ripeto, bisogna instucare anche quel cavallo, come dice giustamente Moreno, che ti fa fare un po' il salto di qualità. E confermi oppure ho detto un po' di stupidaggini qua e là? No, no, guarda, hai citato dei cavalli con cui stiamo facendo del bene. Charlie Brown F è un cavallo che abbiamo sempre fatto buono. L'hai domato tu? L'hai cresciuto tu? Non te lo chiedo. L'abbiamo comprato alle aste, l'abbiamo fatto fin da Puedro, e siamo sempre stati consapevoli del fatto che non fosse un cavallo particolarmente precoce, perché da parte della mamma non è zen, con la campionessa c'è tanto francese, perché è una corte di gesto. Un cavallo molto freddo. La prima parte di carriera me ne ha buttata via qualcuna,
abbiamo fatto già delle buone cose perché eravamo arrivati a correre con cavalli di prima categoria, perché uno degli ultimi centenari comunque perde a Cresus di Poggio, che è lo stesso cavallo da cui perde in Francia quando va a correre a fine gennaio. Certo. Onestamente è arrivata la fase di maturazione, Casillo ha fatto un ottimo lavoro nel completarlo e si sta continuando a togliersi delle soddisfazioni. Ne sono contento onestamente, perché vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro di base, e poi cavallo è sempre di un proprietario che continua a avere cavalli da me in scuderia. Per certo. Cui in tutta onestà non posso sinceramente tirargli contro, perché è un proprietario a cui posso essere solo grato, ha fatto una scelta che a posteriori si è rivelata comunque giusta, per cui sono contento di averlo portato a maturazione e sono contento che stia continuando ad andare bene, perché avevamo visto un buon cavallo e lo sta confermando. Certo. E soprattutto l'hai rispettato, perché quando gli altri, quando i cavalli appunto tardivi migliorano, vuol dire che sono stati rispettati. Non gli hai tirato nel collo per prendere tutto quello che si può prendere, ecco, quindi giustamente grande professionista, complimenti. Grazie mille. Ecco, poi ti chiedevo, Luca, altri cavalli che ti hanno dato d'artiere, qual è il primo cavallo con cui sei andato sul podio? Te lo ricordi? Senti, io ho cominciato la carriera da artiere con un cavallo che mi è rimasto nel cuore, perché aveva fatto una bella carriera giovanile, poi aveva girato mezza Italia facendo solo una serie di galoppate ed era stato rivenduto all'allevatore. Si tratta di Gallia del Grifo. Sì. E era un buonissimo cavallo, infatti stava molto a fare le curve, proprio molto. E tornato in scuderia, arrivato in scuderia subito ha fatto una serie di primi, era ripartito la categoria G, siamo arrivati a fare il Pedernat all'epoca con lui del Giovanni Becchi, tant'è che arriva secondo in fotografia in 13 secolo in batteria e in finale nel tirar fuori ingresso in retta, dove probabilmente avrebbe vinto, si è dato una botta in un ginocchio perché è tirato fuori sul gomito della curva, che un momento a cui lui non piace, l'ha buttata via in destra in retta. Però ha fatto 12 svariate altre volte, è un cavallo che mi ha dato grandi soddisfazioni, perché dopo un primo periodo in cui ha lavorato mio padre, era andato di nuovo un pochino in confusione, è stato il primo cavallo in cui mio padre mi ha detto fatti le ossa, fai tu, vedi cosa riesci a fare, ed eravamo riusciti a rimetterlo in pista e mi ero tolto anche la soddisfazione di vincerci una corsa all'epoca Altieri senza licenza. Certo. Avevo 17-18 anni. Anche lì veniva 2-3 galoppate, avevo vinto dalla seconda fila, è stata una bella soddisfazione, insomma. E mi è un cavallo che mi è rimasto nel cuore, anche perché tra l'altro ho seguito fino a poco tempo fa, so che è andato a star bene, è stato venduto a una famiglia pugliese in cui ho ricevuto le foto ancora fino a un anno o due fa, di cui trainava la carrozza col nonno e due bambine insieme, quindi è stata una bella storia dall'inizio alla fine. Insomma. Beh, per fortuna, perché ci vogliono anche il post corse è importante per appunto il rispetto. E poi chiaramente la cavalla che devo citare è stata la Mabei, perché d'altiere ha vinto il Gran Criterium Filly, è arrivata terza all'Allevatori Filly, quarta al Criterium Partenopeo, quinta al Criterium Toscano dell'epoca dopo rottura. E una cavalla già allevata da mio padre, quindi una cavalla in tutto di famiglia, di cui eravamo allevatori, proprietari, artiere io e guidatore mio padre. Certo. E poi abbiamo messo in razza e c'erano varie soddisfazioni con Vodka Day, il vecchio Unde Day e tutta la famiglia che ne consegue, insomma. Certo. E attualmente qual è il cavallo su cui, adesso se lo vuoi dire, adesso ovviamente hai un po' più aspettative, ripeto, tutti i cavalli che hai, per come sei tu, per quello che ti ho conosciuto, hanno pari dignità e questo lo sappiamo e lo posso testimoniare, però c'è quel cavallo che magari ti fa in questo momento sognare in qualche cosa di più? Ma guarda, è ancora un pochino da completare e lo dimostra anche la corsa di ieri in cui ha preso un piccolo danneggiamento a partire. Ma Dinamica è una cavalla, anche lì essendo brillantissima, con una genealogia molto avanti, stiamo rispettando molto e stiamo cercando di portare avanti pian piano, perché è una genealogia molto accesa, però ha dei mezzi in cui può arrivare a partecipare alla prima categoria, per cui diciamo in questo momento tra i cavalli che già corrono, perché abbiamo un paio di cuori interessanti, ma finché non li vediamo in pista, certo, i cuori di lavoro sono praticamente tutti buoni. Certo. E per cui li vediamo in pista. E tra i cavalli già in corsa, diciamo che in questo momento può essere un po' la punta. Poi abbiamo
dei signori cavalli da corsa. Adesso abbiamo andato un po' di pausa a Valentina Nerattaro, ma sono due anziani che fanno sempre loro, abbiamo un paio di nuovi arrivi tra le C, per cui abbiamo una scuderia abbastanza solida in questo momento, però se dovessi dirti quello che fa un po' più sognare in questo momento, forse Dinamica. Ok, quindi scuderia in cui ci sei tu ovviamente, che fai sia da allenatore che da driver, poi c'è tuo padre che ti dà una mano e sì, viene con te, e poi c'è ovviamente Ludovica, quindi lo confermiamo ufficialmente, Ludovica, usciamo dal gioco. Abbiamo, a parte quello, abbiamo anche un uomo di fiducia da un paio d'anni che è una bravissima persona. È una santissima persona, perché poi insegnarmi molte cose che mi ha insegnato lui, facevo dei pasticci in scuderia, li risolveva tutti. Perché onestamente senza del personale adeguato e che soprattutto segue la tua filosofia di lavoro, perché noi cerchiamo sempre di lavorare sul senza fussa, sul calmare i cavalli, tant'è che la realtà è che mio padre e io ho imparato di conseguenza, è sempre stato abbastanza noto soprattutto per mettere a posto le femmine un po' isteriche, io ho imparato da quel lato, quindi diciamo forse in linea generale sono un po' più abituato con quel tipo di cavalli e sono poi un po' più alla mia mano. Certo. E chiaramente seguendo questa filosofia vuol dire lavorare in un certo modo. Certo. Che, beh, quindi scusami Luca, Ludovica, quindi anche lui fa un po' il consulor, cioè quella roba lì che tu hai detto, no? Ma per un certo senso non è proprio un counselor, ma posso dire che è un maestro. Cioè in certi termini posso considerare Luca come un collega insegnante, più che insegnante educatore. Perché a furia di lavorare in scuderia e osservare l'ambiente e il modo in cui, appunto, con cui Luca si approccia ai cavalli, ho notato molte similitudini e molte somiglianze nell'approccio coi bambini. E, addirittura. Quindi più che altro lo considero un collega educatore più che un collega counselor. Ah, interessante questa cosa, Moreno? Sì. Perché molte volte viene sottovalutato, scusami, il lato emotivo del cavallo, perché si parla sempre ovviamente, ed è giusto anche ovviamente, della costituzione, della morfologia, dell'andatura, così molte volte magari l'aspetto comportamentale magari viene un po' sottovalutato da chi ovviamente non è del mestiere, intendo. Prego Moreno, se stavi dicendo qualcosa. No, stavo dicendo che la svolta nell'allenamento dei cavalli in Italia è stato quando sono arrivati gli svedesi qua, e quando sono arrivati gli svedesi che hanno portato le donne in scuderia, perché prima donne in scuderia non ce n'erano, perché la donna con il cavallo, cioè la donna ha più sensibilità dell'uomo e con il cavallo, la sensibilità della donna, il cavallo migliora molto, si tranquillizza, la donna ha trasmesso questa sensibilità anche a tanti uomini, se devo essere sincero, perché l'artiere una volta non era tanto sensibile, io me li ricordo gli artieri degli anni 70, sensibilità non dico tutti per l'amor di Dio, però la maggior parte degli artieri sensibilità non è che ne avessero molto. Adesso invece quando vai in scuderia vedi proprio degli artieri che trattano i cavalli con dolcezza, con in un'altra maniera rispetto a 40-50 anni fa, e questa cosa qua secondo me la dobbiamo appunto alle donne, all'avvento delle donne in scuderia. Quindi tu mi stai dicendo in maniera anche un po' bieca secondo me che Luca poi si è fidanzato con Ludovica solo perché gli serviva una donna in scuderia? No. Dio, che brutto affare. Oh, io sto traducendo il tuo pensiero, sto in maniera ovviamente un po' nera, sicuramente. Ludovica, non è da fare, è un investimento. Lo sai che gli investimenti si fanno sempre per il futuro, cioè non è una cosa che deve essere immediata questa. Hai capito? Capito. Guarda, io voglio darti un'altra chiave che tu la puoi spezzare una lancia in suo favore. Oh, carino. Ma è una lancia in favore tuo, non tuo. Ah, grazie. E io che pensavo. Il tuo discorso, per come l'ho detto io, è che il discorso che ho appena fatto io non sarebbe nato senza l'avvento degli svedesi e l'avvento delle donne in scuderia, perché è un tipo di filosofia che non sarebbe arrivato in Italia. Sì. Sì,
Certo, è vero, quindi però no, adesso a parte le considerazioni anche serie che non riesco a fare ovviamente perché non ho la capacità di parlare seriamente, lo sapete, no, io intendevo solamente il fatto che magari per Luca il fatto che Ludovico sia entrato in scuderia gli ha portato un quid in più, oltre che al suo umore, perché immagino che sia anche una persona più realizzata, da sapere avere una compagna lì di fianco che crede in lui, perché è una cosa molto bella, e questa la dico molto seriamente, avendoli conosciuti, è che è bello avere di fianco qualcuno che crede nel lavoro che stai facendo, che crede nella tua professione, crede nella tua passione, e Ludovica questo mi sembra che lo faccia, e questo credo che sia in maniera inequivocabile un plus per te Luca, vero? Al di là di quello che lei possa trasmettere ai cavalli. Quello assolutamente, al di là del fatto che tu conoscendola avrai notato che è una persona che al di là della fiducia che è in me, ma porta buon umore praticamente a chiunque incontra. Io devo ancora incontrare una persona che non l'abbia apprezzata. Alcuni la guardano strano all'inizio perché siamo in un mondo in cui una persona che sempre di buon umore, che porta sempre allegria, viene guardata strana. È vero, è verissimo, questo lo accendiamo. Sì, è vero. Lei è così e alla lunga aiuta un po' tutti quelli che accanto a essere persone migliori, almeno nel momento in cui sono vicino a lei. Infatti io mi sono stupito molto, questo consentimi di dirlo, quando lei facendo la pernacchista l'altra sera e facendola in mezzo a un mondo di guidatori più o meno professionali, perché c'eri tu, c'era Manuel Skin, Manuel Pistone, per quei pochi ancora che non sanno del suo vero nome. Tra l'altro voglio dire, e lo ufficializzo in questa puntata, che il vero nome di Luca Lovera è Luca Paressa, il resto è palesemente inventato, no, lo mette lui per avere un minimo di prestigio e per sfruttare il nome del padre, questo è evidente, no? Ecco, la cosa che mi ha stupito è che appunto con Massieri Gentleman, nonché Maniscalco, che suonava la chitarra, Luca Lovera che suonava la chitarra, Manuel Skin ai bonghi, credo che si chiamassero così, Gianvito D'Ambrosio al microfono, lei si potesse permettere di pernacchiare liberamente a sua scelta e nessuno si sia arrabbiato, se non un po' infastidito inizialmente. Non so se l'hai notato anche tu, Luca. No, guardi, io ne penso che ho piegato metà da ridere, quindi chi è che osa infastidirsi? Beh, se tu vai a vedere le immagini, Gianvito alle prime pernacchie, un po' come ha detto, non ti permettere mai più. L'ha pensato. Ma onestamente io credo che il fatto di Gianvito fosse che quando gli abbiamo detto che faceva un duetto con Ludovica, sapendo che Ludovica è comunque una signora cantante, si aspettasse un certo tipo di supporto, invece è arrivato in maniera totalmente diversa. Ah, forse era quello lo sguardo poco felice, perché non stava cantando ma stava facendo altro. Benissimo. Allora Ludovica, adesso ti chiamo di nuovo in ballo, perdonami, perché adesso devi parlarmi di cavalli anche tu, no? Allora qual è la cosa che ti ha colpito di più umanamente, cioè nel rapporto che c'è con l'animale, in questa tua frequentazione sempre più assidua delle scuderie e degli ippodromi? Ma direi quel particolare quel dettaglio che si accentua nella relazione tra uomo e cavallo, una sorta di imprinting, se la vogliamo mettere così, un feeling, una sensibilità che avviene tra artiere e cavallo, cioè artiere, poi uomo e cavallo. Certo. E una cosa che ho notato è che non è ovviamente così con tutti i cavalli, cioè ogni cavallo ha un suo carattere. E con ogni cavallo quindi c'è un modo diverso di approcciarsi, un modo diverso per avvicinarsi, e sta a te imparare a conoscerlo, e qua c'è una delle prime similitudini che vedo con i bambini, perché con i bambini di 3 anni per esempio, quando fanno un inserimento a scuola, impari a conoscere i bambini per quello che sono caratterialmente, e rispetto a ognuno trovi una modalità diversa di approcciarti al bambino, alla bambina, a seconda dei suoi timori, del suo carattere, dei suoi punti di forza. Ed è la stessa cosa, proprio pari pari con i cavalli. E come anche a scuola ci sono cavalli con cui sento di avere più feeling che con altri.
Per esempio la cavalla con cui sono stata promossa artiere è Bujumbura, con lei ho un feeling veramente eccezionale, un po' perché Bujumbura è stata la prima cavalla che ho vestito. Sì. E poi c'è stato un bebè, io ho imparato pian pianino a vestire più, cioè un po' tutti, non proprio tutti, però sto ancora imparando, sono in fase di rodaggio. E quindi insomma, con Bujumbura per esempio c'è questo feeling, questa armonia che si crea nello stare insieme. È vero che si sente proprio fisicamente, quando stai vicino a un cavallo con cui stai bene, e non è la stessa cosa con un altro, vero? Senti proprio un senso di benessere tu. Me non è capitato, anch'io nei miei cavalli alcuni proprio li accarezzavo più volentieri, banalmente. Sì, ma senti proprio con alcuni quella tenerezza che ti colpisce. Per esempio ci sono momenti con Bujumbura che, in cui lei appoggia il muso sul petto, uh-huh, e sta così immobile per qualche istante a prendersi le coccole. È una cosa che faccio volentieri anch'io, tra parentesi. Guarda, come te l'ho servita su un piatto d'argento. Io chiuderei qua. Come va a continuare? Però ci avrei scommesso. Vedi, anche con certi equini o ominidi, come il Lovera, funziona, c'è un certo feeling, quindi, e anche lui si prende le coccole molto volentieri. Con altri invece ti azzannerebbe, per esempio. È tutta una questione di relazione. Ho provato a trattenermi, non ce l'ho fatta. No, io Luca ti ringrazierò per tutta la vita di questo invece. Ero lì che stavo aspettando, dicevo, quando eravamo qua tutti che stavamo aspettando, guarda, te lo garantisco Luca, quindi proprio sei riuscito al momento Moreno, giusto. Moreno, cosa per sì. Sai. Fantastico. No, a parte questo, poi c'è tutta la relazione che viene costruita su questo particolare di feeling. E quindi da lì parte poi tutta la relazione lavorativa, il lavorare insieme, cosa che in realtà non ho ancora avuto il piacere di fare, perché finora ho fatto solo due uscite in dighetta doppia con Luca, una l'anno scorso, una quest'anno, però anche qua in una promozione, sinceramente. A proposito di investimenti sul certo. Come le tiene le guide? È brava a tenere le guide, Luca? Dai, dacci un'anticipazione. Ma come ho lasciato le guide invece che un attacco da treno, stava cercando subito di fare prova, quindi in questo momento cerco di tenere un pochino a freno. Ma non ho cercato di fare prova, è stato sognato involontario. No, perché dicono che la sensibilità nel tenere le guide si vede da subito, è vero Luca? Sì, e con lei pronti via ha deciso che la cosa più giusta da fare, e mi sembra un bel istinto rispetto ad altri, è stato mollarlo. Oddio, meglio di chi ci si appende addosso, però diciamo che una via di mezzo sarebbe un po' più adeguata. Certo, sì, anche questa cosa mi ha letteralmente sconvolta, sinceramente, non mi immaginavo che ci dovesse essere questa precisione, questa delicatezza millimetrica. Io che sono un elefante in una cristalleria. Sono proprio la persona giusta, però vedi, è comunque un investimento. Sì. Certo. Incoraggiatelo, questo è il momento di dire ha ragione. No, hai ragione, l'investimento, cioè le cose piano piano vengono meglio. Ecco, non troppo piano piano, Moreno, perché piano è da un anno e mezzo che tu mi stai promettendo che mi rimetterai in pista grazie alle tue infinite conoscenze. Io sono ancora qua sul divano che registro i soft, volevo dire. Sì. Non troppo piano, adesso, più avanti, no, tranquillo, che ti rimetto in pista col cazzo.
Sì. No, niente. Tranquillo. Su, tranquillo. Ascoltami, Moreno. Avete... Abbiamo già sofferto abbastanza. Come hai detto? No, niente, vai tranquillo. Ah. Io sono generoso. Ti faccio fare anche l'ultima domanda. So che tu ci tieni ed è giusto che la faccia tu. Quindi, visto che Luca è al di là di tutto una persona molto precisa, molto pragmatica, come lui si definisce, e posso, cioè, conoscendolo si può capire che è così, sicuramente anche per la scelta dei cavalli ha una sua idea sul mondo dell'allevamento, quindi avrà delle sue preferenze, per cui ti lascio la domanda per andare a scoprire ancora qualcosa di più del nostro Luca. Volevo sapere solo una cosa, no? Perché io sono da puledri. Come cominci? Allora, la prima cosa che fai a un puledro, fai fare a un puledro, ti è appena arrivato un puledro, l'hai squadrato, l'hai inquadrato bene, la prima cosa che gli fai fare, il primo esercizio che gli fai fare... Lo fa attaccare a Ludovica. Ecco. Ma ho visto nella mia vita anche puledri confusi per i cavalli da corsa e pronti via attaccati senza aver fatto un minimo di doma, quindi non mi stupisco più di niente nel nostro mondo. Vai, ascolta, a parte che è cambiato tutto, adesso la doma si fa il giusto perché sono già tutti trottatori. Comunque, la prima cosa che fai tu, il primo esercizio che fai fare a un cavallo che... Guarda, parti da un presupposto, rubo due minuti perché è una cosa che mi piace spiegare sinceramente. Quando io prima ho parlato della mia tesina alla maturità, quella tesina partiva da un'autobiografia da cui hanno poi tratto un romanzo diventato famoso. L'autobiografia era Uomo che ascolta i cavalli, il romanzo tratto chiaramente Uomo che sussurrava i cavalli. Sì. In quell'autobiografia viene descritto il primo metodo della doma dolce sostanzialmente. Sì. È un libro... dell'uomo che era, per come dice lui, inventata, in realtà era molto adattata da quel che esisteva già, implementando degli studi, e verso la fine c'è proprio un suo manuale in cui spiega perché fa determinate cose. La doma che noi utilizziamo adesso viene sostanzialmente dall'imitazione della mamma Capobranco nei cavalli dello Stato Bravo. Sì. Per cui io la cosa in cui credo molto come primo esercizio, anche se tanti ormai passano direttamente a far guida, invece a me per stabilire un rapporto con l'animale piace cominciare sempre dal tondino. Perché? Perché il tondino è la cosa che imita di più il rapporto di educazione tra la mamma capobranco e un puledro, che è quello che serve a diventare il punto di riferimento del cavallo. Per cui ci sono svariate fasi. Molto banalmente, quando una mamma deve insegnare l'educazione, se un puledro combina qualcosa, gli va a affrontare e lo manda, diciamo, al di fuori del gruppo, lo tende un pochino ad escluderlo per fargli capire che ha fatto qualcosa che non va bene. La prima cosa che si fa a tondino è entrare, mettersi al centro del tondino e stare a affrontare un cavallo e cominciare a farlo trottare, per diventare il suo punto di riferimento e imitare una cosa del genere. Quando la mamma comincia a cercare di farlo rientrare nel gruppo, comincia a girargli di fianco, a farlo avvicinare ma tenendolo sempre ai margini, ed è il secondo passo del tondino, comincia a farlo girare di fianco. Io considero una doma completata quando si fa l'ultimo atto, che è quello che fa la mamma per riaccettare il puledro branco, cioè dargli le spalle e permettere di rientrare. Se sono al centro del tondino, mi fermo, il cavallo si ferma e viene da me mentre gli do le spalle, chiaramente stando attento che non mi salti addosso, perché non sono una massa cavallo. E il cavallo viene da me, io considero completata almeno la parte che vuol dire che sono diventato il suo punto di riferimento. Da lì in poi comincia la doma prettamente del trotto, quindi il finimento, le guide e tutta la trafila che conosciamo. Però io cerco sempre di non escludere questa prima parte, perché ti aiuta molto nel rapporto futuro poi col cavallo. Beh, giusto, tutto molto bello. Io perdonami, sono rimasto incantato a sentirti, Luca, perché l'avevo sentito, ma anche perché molti non lo usano più questo metodo qua. Sì. Tende, allora, onestamente, i cavalli adesso sono già molto maneggiati in allevamento, sono più bravi, sono, per cui tante volte arrivano che sono abbastanza educati, però sono comunque educati da altri. Sono abituati giusto a rispettare te. A me piace onestamente che prendano a me appunto quel punto di riferimento e che rispettino me e seguano i miei comandi senza averli dovuti imporre più di tanto, insomma. Ma anche perché così c'è anche una più profonda conoscenza del carattere del cavallo e
e del suo cervello, possiamo dire, della sua mente. Ed è da lì che se poi si riesce a fondare realmente la relazione. Assolutamente, sai, perché giustissimo, bene, qualsiasi bene. Tipo promossi, di rapporto, promossi. Esatto, bravo, no, anch'io gli do un bel otto, bravi. No, poi, no, ecco, sì, no, del resto, uno che poi insomma si è superato il liceo facendo una tesina sul cavallo, che cosa potevamo aspettarci? Sì, appunto, no? Sì. Allora, poi ultime due cose, allora poi siamo veramente alla fine della puntata, io vi ringrazio già per essere stati in nostra compagnia, è stato molto bello, però ovviamente vi volevo salutare con le ultime due domande. Parto da Ludovica. Allora, Ludovica, noi sai che affrontiamo un momento, noi nel senso come appassionati di questo mondo del cavallo e soprattutto del trotto, un momento particolarmente difficile perché le difficoltà finanziarie le sappiamo, sono evidenti, quindi ci vuole ancora di più fatica perché devi anche cercare di compensare una parte economica che è molto zoppicante per motivi che non stiamo qua a raccontare. Ma oltretutto dobbiamo superare un'immagine estremamente negativa che in questi anni il trotto si è costruito da solo, mi permetto da dire, è una responsabilità che faccio fatica a delegare ad altri, non è stato fatto nulla per costruire un'immagine positiva. E queste cose che ho appena elencato, tu che eri fuori, Ludovica, cioè, tu sapevi che esisteva il mondo del corso del trotto e quando ti sei avvicinata hai vissuto questa immagine poco positiva, adesso che sei dentro cosa pensi? Ma allora, conoscevo in realtà, prima conoscevo veramente molto poco del mondo del trotto, sapevo che esisteva, ma non sapevo assolutamente niente, ma niente. E, in realtà il mio ingresso è stato molto positivo, perché comunque essendo centrata attraverso una persona corretta come Luca, come l'avete definito prima, la mia impressione è stata comunque positiva e quindi io sono riuscita a cogliere grazie a lui tutti i lati positivi, tutti i lati belli e dolci e teneri del lavorare coi cavalli, osservandolo, stando con lui, insegnandomi. E a furia di frequentare, accompagnarlo in ippodromi, andare in giro con lui ad aiutarlo, e anche comunque lui che mi spiegava un pochino come si comportavano le persone in genere, vedo sempre di più la differenza. Certo. E quindi insomma non... Ma ci sono, diciamo, i presupposti, ci sono i presupposti, ci sono i presupposti per una buona base di partenza? No. Ma intanto bisognerebbe completamente smantellare quello che si pensa adesso del trotto. Cioè, nel senso, bisognerebbe creare un completamente una diversa immagine, un diverso tipo di comunicazione di questo ambiente. Perché appunto come hai detto prima, il mondo del trotto ha una brutta reputazione, una brutta immagine, e bisognerebbe completamente cambiarla, sradicarla, facendo vedere appunto quello che io ho visto, che poi non è quello che ho visto solo io, ma lo vedono in tanti, lo vedono tutti quelli che stanno nell'ambiente. Bisognerebbe portare questa immagine all'esterno come un ponte e far capire che tutta questa negatività non è che è reale completamente, è stata un'immagine negativa molto edulcorata. Certo. E i pro e i contro ci sono in tutti gli ambienti, cioè anche nella scuola ci sono i pro e i contro, però della scuola si sa più o meno di entrambi gli ambiti. Perché del trotto no? Bisognerebbe dare un equilibrio migliore, una taratura diversa su questa immagine. Raccontare un po' di più delle cose positive che ci sono, scusami, io ti... raccontare molto di più degli aspetti positivi, degli aspetti della cura del cavallo, come sto parlando da un'ora solo di questo, cioè, ma della relazione. Se ti sei annoiata non ti ho costretta a rimanere, cioè facciamo capirci. No, nel senso che magari sono...
No, è che sto parlando principalmente di questo da quando mi incominciate a intervistarmi, certo, ma perché certo. È una cosa che mi appassiona molto, certo. È proprio questa caratteristica della relazione col cavallo che andrebbe valorizzata, andrebbe fatta conoscere molto di più, proprio perché ci sono così tante similitudini con la relazione infantile. Certo, no, è vero, quindi, è verissimo. E quindi andrebbe data proprio questa immagine diversa. Ecco, Ludovico, l'ho fatto ovviamente ricordare ancora una volta e sottolineare a te, perché comunque tu che sei ancora, diciamo, pulita, nel senso che vieni da fuori, quindi hai ancora un'immagine neutrale, perché quando dopo sei troppo coinvolto, ovviamente sei coinvolto anche come passione, quindi mi fa piacere che anche tu hai visto che ci sono delle cose che andrebbero sottolineate di più. Moreno, stavi per dire qualcosa? Lo sento? Sì, no, sono pulito anch'io, ho appena fatto la doccia, quindi sei proprio... va bene, no. E l'abbiamo sentita anche questa. Allora, no, volevo dire una cosa, no, perché hai detto no, ma ti stai annoiando. Sì, io capisco che si annoia, quando parli tu ci annoiamo tutti, però sei il conduttore, quindi sai, bisogna che chiudiamo un occhio su queste cose. Ti ringrazio, ecco. Sei sempre generoso, ti ringrazio. Sì. Va bene, ascolta, dopo la gente ovviamente dopo ci crede anche che io sono noioso, non vorrei mai che questo succedesse. Vado per salutare, smettila. Sì. Vado per salutare il nostro Luca facendogli l'ultima domanda, che è molto facile, direi, no? Che è una domanda anche così per lasciarci al meglio. No, allora ti volevo dire, Luca, io in un'intervista potevi continuare a dormire, almeno ti riposavi, Luca. Purtroppo io gliel'avevo detto prima, mi dispiace, scusa, mi dispiace, ti chiedo scusa anche da parte sua, scusa. Allora Luca, ascoltami, stacchetto. La domanda è questa. Allora, tu in un'intervista hai dichiarato, io l'ho vista quindi è visibile a tutti, che tra i tuoi libri preferiti ne hai citati due, no? Sì. Uno è uno di Orwell, adesso non mi ricordo il titolo. 1984. Esattamente. E uno è Il ritratto di Dorian Gray. Sì. Giusto. Il terzo, che tu non hai detto in questa intervista perché non era ancora uscito, era Smooth Like Oil, liscio come l'olio. Non cito l'autore perché ovviamente credo che sia il più noto dei tre, quindi direi... Conosciuto a livello internazionale, quindi è inutile citarlo. Esattamente. Ma non era un disco? Smoke Like Water era un disco, è vero? Smoke Like Water era un disco. Di Purple, Smoke on the Water. Esatto, dei Purple, sì, esatto. No, ho sbagliato. Quello era lì. Ludovica, mi aiuti? Sull'acqua. Ludovica, scusati subito. Ah, no, mi aiuti per questo. Ma cosa vuol dire, scusa, ma perché l'hai chiamato così quel libro? Ecco, spiegacelo. Ma i cazzi tuoi, ma te l'ho mai chiesto, ma i cazzi tuoi, mai? No, ma sto curando anch'io, sono un ospite, quindi mi sembra parere di questo ecco. Vabbè, allora se me lo chiedi tu è diverso. Smooth Like Oil, perché è una frase, è una frase che un bambino durante la storia declama perché il cavallo finalmente sta bene, Equinox B. No? E allora l'allenatore all'epoca, Nordin, arriva in scuderia e dice il cavallo sta bene, quindi lo dice in inglese e dice smooth like oil, tutto bene, e da lì poi nascerà poi, diciamo, l'epopea americana di Equinox, e quindi quella è un po' il punto di snodo di tutto il racconto. Comunque, al di là di questa roba qua, ti volevo dire, di questi tre libri qua, se proprio ne dovessi portare uno in una famosa isola deserta, ovviamente con Ludovica e Bujumbura, perché così vi appoggiate tutti e due un pochettino, un po' per uno facciamo, non... quale porti? Che se dici quello che penso io sei un ruffiano, te lo dico prima, quindi lo sono. Guarda, aggiunto non ti dico su un'isola deserta, ti posso dire che per venire via un pomeriggio oggi ho portato un multiracol. Sei un ruffiano, va bene, grazie Luca comunque della cosa che hai detto, in effetti era concordata, e ti darò quello che ho dovuto a parte in un secondo momento, quindi ringraziamo nell'ordine. Lo sai che anch'io il mare me lo sono portato dietro. Che cosa ti sei portato dietro?
quella cosa che ha detto prima, quella cosa, Luca, no? Quella, se, come si chiama lì, quello lì, il ritratto di Dorian Gray ti sei portato? No, nessun ritratto, ho portato un libro io, nessun ritratto. E va bene, dopo di questo passo veramente ai saluti. Ringrazio Ludovica Zuffa che è stata qua con noi ad annoiarsi tranquillamente, ringrazio Luca Novera che è stato così gentile anche da anche lui di reggere alle provocazioni, e ringrazio nonostante tutto anche Big Mo, che io comunque ho sempre volentieri come graditissimo compagno di viaggio. Io ringrazio voi per la vostra pazienza e veramente non riesco a capire perché continui ancora a chiamarvi comunque. Non lo so neanche io, ma direi di smetterla qua perché poi sennò va a finire davvero male. Quindi un abbraccio a tutti, un buon Ferragosto a tutti, anche ai presenti, e ci aggiorniamo per la prossima puntata di Race Off. Ciao! Ciao! Ciao, grazie!